Poracci, anche questa volta si trattava di Resident Evil 2 Remake, ma non ho usato nessuna mod. Questa è la modalità segreta Tofu Survivor che era presente anche nell'originale. Alessandro è stato il più veloce di tutti, mentre Manfredi se ne esce con la trecciata massima, fila d'alfa. Brividi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Is that all you have to say? In time, a successor will come. Farewell, friends. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi per il rotto della cuffia. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che proprio non ne avete idea. Parleremo dell'aggiornamento del Nintendo Switch Online che porta con sé delle piccole interessanti novità, ma non una feature che invece è stata annunciata per il nuovo PlayStation Plus. Poi dei nuovi rumor, tema Final Fantasy VII Remake parte 2, anche del ritorno di una vecchia conoscenza di questo canale. Prima di iniziare però vi invito a cambiare completamente design e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Attivate il like, lasciate un'iscrizione e campanellate le porotifiche. Trovate tutte le descrizioni in partenza. Bene, è ora del link. Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Vi aspetta un weekend parecchio poraccio, visto che Epic Games Store ha dato il via a una nuova campagna di sconti. Ah, l'Epic Games Store, la piattaforma schifata da tutti, che nessuno utilizza, eppure quando c'è da riscattare un titolo gratis, nessuno si tira indietro. Come già anticipato, quell'impostore che imita la mia voce su EveryEye, da oggi fino al 26 maggio sarà possibile riscattare gratuitamente Borderlands 3, titolo venduto a prezzo pieno fino a qualche giorno fa. Questo dà il via anche alla nuova campagna di sconti Mega Saldi 2022, con ottime offerte da integrare ai coupon gratuiti. Insomma, il solito per quanto riguarda l'Epic Games Store. Buttateci un occhio, non si sa mai. Ci sono poche cose che mi gasano come l'accoppiata FPS in stile Doom e Metal anni 2000. Se rientrate anche voi nella categoria degli estimatori dell'ignoranza videoludica e musicale più totale, dovete assolutamente tenere d'occhio Metal Hellsinger, un clonazzo di Doom che mi ricorda tantissimo anche Painkiller, che avrà una colonna sonora con ospiti d'eccezione. Dai System of a Down, passando per i Trivium, i Lamb of God e gli Arch Enemy, ogni livello sarà caratterizzato da una canzone differente che si adatterà al ritmo e all'intensità del gameplay. Per questo il gioco viene definito dagli sviluppatori un rhythm shooter. Andatevi subito a recuperare il trailer perché sembra super interessante. E intanto Multiversus continua a far parlare di sé. Iniziano a spuntare le anteprime stampa e anche i primi gameplay della Closed Beta, e ragazzi, il gioco ha un potenziale mostruoso. Chi lo ha provato conferma le ottime impressioni iniziali e particolarmente vincente sembra l'impostazione da tag team 2 contro 2 che spinge a imparare tutte le varie interazioni tra i numerosi personaggi. Ci troviamo di fronte all'erede di Smash? Magari è un po' presto per dirlo e di base io dei free to play non mi fido, ma ben venga un po' di sana competizione. Magari darà una bella svegliata a Nintendo costringendola a modificare l'approccio estremamente arcaico che ha verso il gioco online. Ma passiamo alle notizie del giorno. Da oggi è possibile giocare a Kirby The Crystal Shards sull'app Nintendo 64 dell'NSO. E insieme a questo arriva anche un aggiornamento che introduce qualche interessante novità per quanto riguarda l'emulazione del Nintendone. Manca però ancora qualcosa di fondamentale a mio avviso, una feature che invece è stato confermato ufficialmente sarà presente all'interno del nuovo PlayStation Plus di Sony. In pieno stile Nintendo, in realtà non è stato comunicato nulla ufficialmente. Quello che sappiamo è che l'aggiornamento è servito a introdurre il nuovo, anzi, nuovo vecchio gioco di Kirby, ma in realtà, zitta zitta, Nintendo qualche cosina l'ha modificata. Come fa notare Hot Mill Dome, ci sono state alcune modifiche specifiche all'emulazione con questa versione 2.3.0, cambiamenti a dei singoli parametri di giochi come Star Fox 64, Dr. Mario 64 e Mario Golf. Queste modifiche si inseriscono nello stesso filone di quanto avvenuto a febbraio, quando avevamo visto dei netti miglioramenti nell'emulazione di Ocarina of Time, in particolare del rendering della nebbia in-game. Per quanto quindi Nintendo si stia impegnando a migliorare l'esperienza complessiva dell'emulazione Nintendo 64,
ancora il catalogo presenti una selezione di tutto rispetto, continuo ad avere l'impressione che manchi qualcosa all'app in sé, piuttosto che ai singoli giochi. Vi sembrerà una cosa marginale, ma per quanto discutibile sia stata la scelta di presentare solo una lista parziale dei nuovi titoli che andranno ad arricchire l'offerta del PlayStation Plus 2.0, è arrivata la conferma che i titoli retro aggiungeranno il supporto ai trofei. L'idea di modernizzare i titoli vecchi di 20 anni, non modificandoli direttamente, ma integrandoli all'interno di un ecosistema moderno, secondo me è una spinta da non sottovalutare, che potrebbe portare tantissimi giocatori a scoprire per la prima volta o a rigiocare per l'ennesima le vecchie glorie del passato. Su Nintendo quest'idea di valorizzare una collezione, seppur digitale, viene a mancare ed è un qualcosa che secondo me pesa parecchio. Non è neanche possibile sapere quanto si è giocato a ogni titolo, visto che tutti ricadono sotto l'ombrello della app che li ospita, tagliando di netto la sensazione di star dando una seconda vita a questi giochi. Non lo so, seppur a livello comunicativo il lancio del nuovo Plus sia stato gestito in modo pessimo, credo che queste piccole cose facciano la differenza ed aumentino di molto la godibilità di un catalogo retro. Io per esempio a un gioco invecchiato male come Siphon Filter una seconda possibilità gliela darei, sapendo di poter sbloccare la testimonianza dei trofei. Secondo voi, poracci, vedremo mai un sistema del genere su Switch? E ora torna l'angolino del rumore make, dove quotidianamente discutiamo delle indiscrezioni relative ai remake più attesi dell'industria. Un format che ha fatto un successo incredibile, virale, un format virale. Dopo Silent Hill e The Last of Us, torniamo però a parlare di un progetto che esiste ufficialmente, la seconda parte del remake di Final Fantasy VII, perché le novità potrebbero essere dietro l'angolo. Allora, come al solito c'è da fare una domanda di rito. A quanto gli piacciono queste live stream ai giapponesi? Ma soprattutto, cosa diavolo è successo durante questa live dedicata a First Soldier, il Battle Royale di Final Fantasy VII? Il Giappone è veramente il paese del futuro, non c'è niente da fare. Comunque, a quanto pare, in mezzo a questo delirio furri, c'è stato spazio anche per parlare di futuro, oltre che della terza stagione del Battle Royale, che non penso interessi a tante persone qui in Occidente. Tetsuya Nomura ha sganciato la bomba. A giugno ci saranno novità relative a Final Fantasy VII in occasione della celebrazione del 25esimo anniversario dalla pubblicazione del capitolo. Giugno è dietro l'angolo, ma questo significa che fra un mese avremo finalmente le prime immagini della seconda parte del remake? Attenti, perché oltre a giugno, dietro l'angolo potrebbe esserci anche la fregatura. Non dimentichiamoci infatti che in ballo c'è ancora Ever Crisis, il terzo retelling della trama di Final Fantasy VII, anch'esso episodico e pensato esclusivamente per mobile, con tanto di loot boxes. Quindi andiamoci piano con le aspettative, ma non dimentichiamoci che il 2022 sarà un anno cruciale per questa serie. Tra lo spettro di Final Fantasy VII Remake Parte 2 e l'uscita di Final Fantasy XVI, nei prossimi mesi ne vedremo sicuramente delle belle. Che aspettative avete per questi due titoli? Realisticamente, possiamo sperare in un Final Fantasy XVI entro la fine dell'anno e un Final Fantasy VII Remake Parte 2 per i primi mesi del 2024? Ora però, prima di salutarci, vi devo dare una notizia completamente rara, che c'entra relativamente con il mondo dei videogiochi, ma chi mi segue da un bel po' di tempo saprà benissimo che è un tema che ho già trattato in passato. Poracci, è tornato Sonic, ma non parlo del Sonic di Origins o magari di Frontiers, no, parlo di quel Sonic orrendo, il primo design del film del 2020 che fece schifo a tutti quanti e costrinse la produzione a rimandare il film di 3 mesi, facendolo slittare al 2020 solo per correggere il tiro. Non so quante immagini vi potrò mostrare senza incorrere in un reclamo del copyright, quindi in caso usate l'immaginazione. I mostri non muoiono mai, almeno questo è il caso di quello che ormai è ufficialmente battezzato come Ugly Sonic, uno dei design più inquietanti che sia mai stato visto all'interno di un live action movie. L'approccio semi-realistico che aveva donato a Sonic denti umani, delle sneakers e un'inquietante pelliccia che prendeva il posto anche dei guanti verrà ricordato come uno degli abomini più grandi mai concepiti da un grosso studio di produzione nel tentativo di tirare fuori un blockbuster. La cosa bella è che, sebbene pensavamo ci fossimo liberati per sempre di questa mostruosità, in realtà Ugly Sonic ha un cameo all'interno del nuovo film di Chip e Chop disponibile su Disney Plus.
Nella scena inizio film, tra l'altro, gli sceneggiatori hanno deciso di abbracciare il meme, ironizzando proprio sulla reazione negativa che il personaggio suscitò in quel primo fatidico trailer. Anche perché è praticamente impossibile prendere sul serio una roba del genere. Per me si tratta di un'operazione geniale e non pensavo che l'avrei mai detto, almeno nel 2022, ma credo proprio che non mi perderò Chip e Chop Agenti Speciali. Per il meme questo è altro. E voi lo vedrete? E questo Poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno. Noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Mi raccomando, questo weekend riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Sonic, Michele Trofeo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!